Hanno parlato di Costituzione, di pace e integrazione, ma anche di ambiente e spreco alimentare, dei progetti realizzati nel corso degli anni. Sono stati i giovani i protagonisti di Hashtag Kids Cover, i consigli comunali dei ragazzi si raccontano. Un'iniziativa del Consiglio regionale del Piemonte in collaborazione con l'Ufficio Scolastico regionale che hanno aderito alla proposta dell'UNICEF in occasione dei 30 anni della Convenzione ONU per i diritti dell'infanzia. I giovani hanno raccontato le loro esperienze sul campo. A volte, anche dalla paura, possono nascere idee e progetti. Nel 2015 è iniziato questo progetto, dopo gli atti terroristici di Parigi. Abbiamo avuto molta paura, ci siamo posti delle domande e abbiamo cercato delle risposte documentandoci. Abbiamo scoperto che un popolo di bambini non va a scuola a causa della guerra. Abbiamo scritto una lettera al Tribunale Permanente dei Popoli, chiedendo che venga riconosciuto come crimine la violazione del diritto all'istruzione. Abbiamo aperto una raccolta firme e adesso siamo arrivati a 3.625 firme. Abbiamo consegnato la lettera all'ex presidente del Senato. Abbiamo pure scritto un atto di denuncia. Violare il diritto all'istruzione è un crimine contro l'umanità. E abbiamo partecipato al progetto Vorrei una legge che, vincendolo. 28 i consigli comunali dei ragazzi che hanno preso parte all'evento nell'aula consiliare. Ognuno rappresentato da due bambini e da un esponente dell'amministrazione. È stata l'occasione per raccontare i progetti, le iniziative intraprese, fatte sul territorio per il territorio, ma con un occhio al futuro. Però la parte bella di voi è che voi oggi avete portato dei progetti concreti, per cui un grazie enorme, ho fatto proprio voi, perché avete portato dei progetti concreti sull'ambiente. Spesso chi da questa parte, chi tende a fare solo politica, tende a stare sui territori, spesso dimentica che i progetti concreti sono la parte fondamentale. Le presentazioni dei progetti sono state divise per temi. Al termine di ogni argomento un esperto ha tratto le conclusioni facendo le sue riflessioni. Quindi noi oggi dobbiamo far sì che tutti i giorni, in ogni ambiente, noi dobbiamo lavorare per la pace, la libertà di ogni uomo. Un'esperienza che lascerà un segno importante nel percorso formativo dei ragazzi e che non è passata inosservata ai rappresentanti delle istituzioni e della politica presenti in aula. Ragazzi molto preparati, perciò un buon livello culturale, buon livello scolastico, sollecitati da amministrazioni solerti ad avvicinarsi sempre di più ai ragazzi e ai bambini. Si parla sempre di fuga dei cervelli, questa sicuramente può essere una buona base di partenza, essendo ragazzi elementari e delle medie, che ci può essere un futuro anche per il nostro paese. Hashtag Kids Cover è stata anche l'occasione per lanciare il raduno regionale dei consigli comunali dei ragazzi, che si terrà a Pessinetto il 23 maggio del prossimo anno.